L'accordo con l'amministrazione provinciale di Cremona è già stato raggiunto, ma i cittadini vengono a sapere dei programmi espansionistici della società ferroviaria privata Sograf grazie ad un articolo della testata Trasporto Europa, che riferisce di un convegno tenutosi a Trieste. Paolo Labruna, manager della Sograf, che lavora soprattutto per il gruppo Arvedi, ha dichiarato che il polo logistico base di Cremona, attualmente estesa su 30.000 metri quadrati, sta per raddoppiare. Lo sviluppo del traffico merci su rotaia proseguirà in modo imponente. Negli ultimi 10 anni è triplicato, con ben 52.000 carri movimentati nel 2019. Entro pochi anni i carri merci potranno raddoppiare ancora e tutti di passaggio a pochi metri dalle case, senza barriere antirumore, con locomotori che restano fermi a lungo con motore diesel acceso. Il Porto Canale potrà quindi diventare punto di riferimento sia per il polo siderurgico che per Amazon, Ikea, Zucchi, Barilla e interessare le province confinanti, ingoiando il paese in un turbine di mezzi pesanti. Il tutto mentre la stazione è sottoutilizzata da anni. I bus sono stati ridotti nei festivi e solo da poco si parla di un pulmino a servizio della scuola. Intanto il quartiere stenta a sopravvivere tra rumore, polveri e pericoli del traffico. Sicuramente l'aspetto rumore è rilevante ormai da anni nel quartiere di Cavati Gozzi. Sicuramente andrebbe fatta, come abbiamo chiesto più di una volta, una valutazione complessiva del rumore presente in zona, al fine di poter valutare le fonti e quelle più importanti e su queste intervenire. Quindi prima di aggravare la situazione andrebbe migliorato il clima acustico. È previsto per ulteriori implementazioni di impianti industriali in zona delle effettive mitigazioni acustiche in maniera tale che questi nuovi insediamenti non arrechino un ulteriore peggioramento del clima che già attualmente risulta malorato.